Dopo il grande successo della Notte del Vomero, anche il centro storico si anima di eventi per la Notte Bianca in programma sabato 15 dicembre. Percorsi tra arte, cultura, musica e shopping renderanno ancora più calda l'atmosfera natalizia nei vicoli della città liberati dalle auto. Unitamente poi alle associazioni di categoria e grazie al contributo della Camera di Commercio e dell'Arcidiocesi, l'idea non è soltanto quella di valorizzare per una notte il territorio, ma proprio di porre l'attenzione sulla miriade di monumenti che ospita il centro storico per una finalità poi turistica. Una notte straordinaria in un momento difficile, in un momento di crisi, ma anche in un momento che registra a Napoli tutto esaurito di presenze di turisti. Napoli è una città viva e la sua vitalità si fonda proprio sulla cultura e sulle tradizioni popolari. A partire dalle 18 sono previsti concerti nel Conservatorio di San Pietro a Maiella, musica nelle piazze del centro, sfilate lungo via Toledo, mostre e spettacoli nei complessi monumentali, aperti fino a notte fonda, negozi, librerie, palazzi storici ed anche chiese e musei che adotteranno per l'occasione una tariffa ridotta. Saranno aperte le metropolitane fino alle 3 di notte, la stazione museo fino alle 3, mentre le altre fino alle 22, questo poi su suggerimento della questura, mentre le funicolari centrale e la funicolare di Montesanto eserciteranno fino alle 3 di notte. Da via Pessina a piazza Plebiscito, attraversando i Decumani, la Notte d'Arte del Centro Antico, promossa dalla seconda municipalità, ha coinvolto anche numerose associazioni che accompagneranno il pubblico in tour e visite guidate gratuite. L'intero programma di iniziative è consultabile sul sito del Comune.